International entra definitivamente nel vivo la stagione croceristica nel Golfo Spezzino. Con i suoi 340 metri di lunghezza, la Liberty of the Seas è la seconda più grande nave passeggeri del mondo. Ospita fino a 4.000 turisti e 1.400 persone di equipaggio. 12 ore di scalo per questo gigante del mare, 18 ponti, quasi 2.000 cabine, ogni genere di svago e comfort, che ha sbarcato circa 1.500 turisti, alcuni pronti a prendere la strada di una visita lampo nelle città d'arte, altri a esplorare le bellezze del litorale ligure di estremo levante. Abbiamo un programma molto, diciamo, intenso che dovrebbe portare qui alla Spezia circa 120.000 ospiti nel corso della stagione. Abbiamo scelto la Spezia perché comunque ci dava sostanzialmente la stessa, come dire, facilità logistica nel raggiungere Firenze, ci dà la possibilità evidentemente di offrire ai nostri ospiti le escursioni nelle Cinque Terre, l'area di Parma e poi assolutamente anche la Spezia come città in sé. E mentre i turisti di ogni età andavano alla scoperta del centro storico Spezzino, a bordo della Liberty è andata in scena la cerimonia di benvenuto che apre una nuova fase. È molto importante che la più grande nave che oggi è in circolazione nel Mediterraneo sia potuta attraccare con grande facilità e sicurezza nel porto della Spezia, quindi questo indica le potenzialità per le prospettive future che ha il nostro scalo e speriamo che di coglierle tutte e di svilupparle tutte al meglio nell'interesse della città e della nostra regione. Il crocierismo sui grandi numeri, sulle grandi dimensioni può davvero rappresentare una possibilità di svolta e fare in modo che quella terza gamba della nostra economia si consolidi.